Oggi siamo convocati dal prefetto di Pesaro Urbino in ambito dell'avvertenza dei dipendenti dell'area vasta 1 che ancora non si sono visti pagati il premio Covid e tutte le altre competenze collegate alla retribuzione accessoria. L'area vasta 1 è stata la più colpita dal Covid e dalle conseguenze del Covid e quindi su questi dipendenti è gravato il peso maggiore. La nostra richiesta al prefetto e alla controparte, quindi alla Direzione Generale dell'ASUR e all'area vasta 1, è di corrispondere un premio dignitoso ai dipendenti. Non può essere considerato un premio il pagamento delle ore di straordinario e delle indennità di malattie infettive che sono previste contrattualmente e che spettavano comunque ai dipendenti. Ad oggi non ci sono le risorse per pagare questo premio. Noi chiediamo una ridistribuzione delle risorse che dia dignità al lavoro dei nostri dipendenti. I patti sono stati disattesi, non sono stati mantenuti i patti già presi in un tentativo di conciliazione quasi 2 anni fa davanti al prefetto. A oggi stiamo qui per rivendicare sia il passato e sia l'attuale, quindi premialità Covid, e a oggi non abbiamo avuto ancora risposta dall'area vasta 1 e dall'ASUR in quanto alle richieste che abbiamo fatto, ripeto, per dare dignità ai lavoratori. Noi oggi siamo qua perché abbiamo mantenuto il patto con i lavoratori di arrivare fino in fondo per far avere e mantenere i propri diritti. A fronte di quello che abbiamo letto sui giornali e che abbiamo letto nelle delibere di giunta, perché a fronte di possibili premi di natura consistente per gli amministrativi della regione, è inaccettabile che ancora non riceviamo risposte dalla regione, da ASUR, rispetto al giusto riconoscimento economico per chi nei mesi di febbraio, marzo, aprile ha garantito la tenuta in uno stato di emergenza totale. Quindi se oggi non avremo la risposta che ci aspettiamo, saremo costretti poi a valutare con i lavoratori altri percorsi per rivendicare il dovuto. Io quello che vorrei aggiungere è solamente questo. Leggiamo anche oggi sui giornali che sono state pagate le premialità ai dirigenti. Io credo che questa sia stata una cosa veramente, veramente scandalosa. Nel momento in cui non riusciamo a far per avere qualche soldo a quelli così chiamati ex eroi, noi ci troviamo di fronte al fatto che i dirigenti hanno preso fiorfiori di soldi. E questa credo che sia una cosa molto, molto deplorevole rispetto a chi lavora giorno e notte dentro gli ospedali. Noi ci auguriamo che oggi si riesca a trovare una soluzione in termini di conciliazione.